Sabato l'approdo a Vasto, stamani l'arrivo al largo delle spiagge dell'area marina protetta Torre del Cerrano a Pineto. Goletta Verde, l'imbarcazione con cui Legambiente attraversa i mari e le coste italiane, portando avanti la sua campagna contro inquinamento, trivelle e abusi edilizi, chiude oggi le sue giornate abruzzesi e l'occasione è ideale per presentare i dati dei campionamenti effettuati nella nostra regione. Su 8 punti analizzati, 5 sono risultati fortemente inquinati: Foce del Vibrata dal Adriatica, del Feltrino a San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fosso Vallelunga a Pescara, Foce del Saline a Montesilvano, del fiume Cerrano a Silvi. Nella norma, Fosso Dragone a Torino di Sangro, Piazza Primo Maggio a Pescara e la spiaggia davanti via Town di Revella a Giulianova. La causa di tutto questo è, come sempre, una scarsa depurazione ma anche gli scarichi illegali. Devo ricordare che questo è un paese ancora dove un cittadino su 4 sversa direttamente nei nostri mari, nei fiumi e nei laghi, quindi questa, come dire, noi continuiamo a dire da anni che è la prima infrastruttura sulla quale i nostri governi, regioni, comuni dovrebbero lavorare proprio per migliorare lo stato di salute dei nostri mari. La regione ha messo in campo negli ultimi anni anche investimenti importanti, però qui anche i comuni devono fare la loro parte. Noi stiamo chiedendo con forza una maggiore sinergia sia per chiudere rapidamente le strutture che sono state messe in campo, e parliamo di investimenti che ammontano a circa 270 milioni di euro, ma anche lavorare in modo più sinergico sui contratti di fiume. Positivo il lavoro fatto finora, ma bisogna andare oltre, bisogna entrare di più nella dimensione di bacino di ciascuna area e deve diventare una prassi su tutta la regione. Quindi possiamo dire oggi con questi dati che monitoriamo una realtà che tende a riemergere, però ovviamente sficcare questa salita è un impegno forte e deve essere fatto sinergicamente da parte di tutti. L'ambiente, in quella che vuole essere la regione verde d'Europa, può essere una risorsa importante per il comparto turistico. Ecco perché sabato, a Vasto, Legambiente e Regione Abruzzo hanno firmato il protocollo per il turismo attivo. Turismo di massa che è sempre meno richiesto. In realtà viene sempre più valorizzato un turismo di qualità, perché ovviamente in vacanza ci si vuole rilassare, si vuole gustare il buon prodotto, il vino dalla gastronomia al vino, alle eccellenze. L'Italia si gira e ci si viene anche per queste ragioni, perché non valorizzarle?